Insomma, qui siamo di fronte a un cambiamento come se lo spiega Becchi? Reale. Me lo spiego perché gli italiani stanno cominciando a capire che dietro non c'è nulla, o meglio, dietro c'è il nulla. Non saprebbero che cosa fare una volta vanno a governare una città. Gli esempi di Roma e gli esempi di Torino sono abbastanza importanti. Soltanto un articolo di 10 parole. È chiaro, ragazzi, fatemi salutare il direttore Parlamento Fontana, a romperci i coglioni per la legge elettorale. Fontana, è una vergogna. Direttore, dopo sì. Becchi c'è sempre lei, è un'abitudine di Matrix. Il titolo domani sì, però del... poi vorrei parlare anch'io dopo Fontana. Becchi, lei è sempre con noi, non si preoccupi. Fontana, il titolo... No, perché mi fanno replicare a Fontana, poi io non posso dire niente. Ma non sta replicando facile, a lei! Non è così pericoloso. Sta facendo Fontana. Il titolo del Corriere, gli voglio chiedere se può dirmi come titolo il Corriere se non è una rottura delle verginità. Ma lui ha paura a fare il titolo sul Movimento 5 Stelle, deve stare attento a Milano, non può fare un titolo libero Fontana e condizionare. Becchi, a Milano penso che soltanto Sallusti e Feltri possono scrivere liberamente a Milano, non Fontana. Becchi, a Milano il Movimento 5 Stelle penso che sia il comune in cui ha preso meno voti alle amministrative dell'anno scorso quando ebbe successo in tutta Italia. Ma contano a livello nazionale. Fontana, cosa Di Maio fa? Ha una pagina sul Corriere quando vuole. Direttore, Di Maio ha una pagina sul Corriere domani? Corriere quando vuole. Basta una telefonata e se Grillo telefona gliene danno 2 di pagine sul Corriere. Direttore, ma è una vergogna. Sì, Becchi, mi deve far parlare con Fontana, se no le mando una 50 del Movimento 5 Stelle là sotto Sassari dove sta lei. Allora, qual è il titolo del Corriere di domani? Si può sapere? Il titolo del Corriere di domani è 5 Stelle sconfitti nelle città. No, ma questa l'ha fatta apposta per Becchi. L'ha fatta apposta per Becchi. Mi dispiace per il professor Becchi e mi dispiace soprattutto per i suoi studenti. No. Becchi, Movimento 5 Stelle. E continuiamo con la storia degli studenti. Ma vai a nasconderti. Grazie, quando direttore. Grazie, dire, grazie a Fontana. La storia degli studenti. Buonasera. Ma cosa dice? Ma cosa dice Becchi? Sallusti,